Barone Vassallo, siamo al 20 ottobre 2024, buonasera a tutti. Oggi voglio parlarvi della nuova truffa del governo. La potremmo chiamare, dopo la truffa dell'auto elettrica, la truffa dell'auto a GPL. Ma perché la truffa dell'auto a GPL? Lungi da me demonizzare le autovetture a gas. Il gas è un'alimentazione ottima, tiene pulito il motore, fino a poco fa costava poco e ti dava la possibilità, in caso di avaria di un sistema di alimentazione, di arrivare a casa con l'altro. Però il GPL fondamentalmente ha avuto sempre un settore di nicchia. Non è mai stato diffuso come la benzina o come il gasolio. Aveva quel 8-9% di mercato proprio. Adesso cosa stanno puntando questi delinquenti delle case costruttrici e questi delinquenti al governo? Stanno puntando sul sostituire i tanti motori diesel che erano in circolazione con autovetture a GPL. Questo per alcuni sembra sia la cosa più bella di questo mondo. Invece questa è la più grande truffa del ventennio 2000. Perché? Perché fino ad oggi avevamo i famosi tre tipi di alimentazione, quattro tipi di alimentazione: benzina, diesel, GPL e metano. Il diesel, in virtù del suo ciclo di funzionamento, anche quando il costo del gasolio aumentava a causa delle accise, rimaneva sempre conveniente. Se il diesel dovesse costare come la benzina, il diesel sarebbe comunque conveniente. Metano e GPL no. Metano e GPL, oltre a richiedere un forte aggravio di prezzo per l'installazione, hanno la caratteristica di consumare addirittura di più della benzina. Quindi, cosa succederà quando avranno sostituito la maggior parte dei motori turbo diesel in circolazione con autovetture a GPL? Succederà l'esatta cosa che è successa per il metano con la guerra alla Russia, ovvero il metano che costava 0,40 centesimi a chilo di colpo arrivò a 2,50 euro a chilo. E allora non vi sarà più la scappatoia di comprare un diesel che in alcuni casi, come ad esempio le vecchie Audi A2, Lupo 3 litri o altri miracoli della tecnica, come erano quelle macchine, riuscivano a fare 50 km con un litro di gasolio. Tutto questo non avverrà più. Quindi arriveremo al punto, grazie a tutti quei boccaloni che hanno scelto di sostituire la loro autovettura turbo diesel con autovetture a GPL, arriveremo al punto in cui andare in giro in macchina
costerà moltissimo e probabilmente il gasolio, se non gonfiato artificialmente con accise che si propongono di rispettare l'ambiente, il gasolio potrebbe addirittura crollare a 60 centesimi al litro, a 50 centesimi al litro, a 40 centesimi al litro. Perché? Perché non ci sarà più domanda da parte delle persone. La domanda ci sarà sulla benzina, sul GPL, ormai il metano l'hanno già affossato, ma la benzina e GPL, tra entrambi i due combustibili, costeranno sempre una follia. Quindi, partendo da 3 anni a questa parte, hanno già spianato un sentiero enorme alla distruzione della mobilità. Naturalmente adesso vi terranno il prezzo del GPL basso per invogliarvi, per dirvi: guarda quanto sei stato cretino, hai speso 1,80 euro di gasolio al litro quando potevi comprarti una bella GPL, rispettare l'ambiente, rispettare la natura, i passerotti, il verde, e risparmiare tanti soldi. Poi, quando il parco circolante sarà arrivato a livelli di GPL alti, altissimi, daranno la mazzata come hanno fatto con il metano. E chi vi dice che questo non succederà vi sta prendendo in giro, vi sta mentendo, perché la strada è soltanto quella. E a quel punto, non essendoci più offerta di motori diesel, il loro progetto sarà completo: mandare a piedi oltre l'80% della popolazione. Scrivetevi queste cose, perché si avvereranno sicure al 100%. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.